E parliamo di un'altra emergenza, quella della raccolta di sangue per effetto della paura, da Covid-19. Nella prima settimana, di marzo a livello nazionale le donazioni sono calate in media del 10% appunto, in tutta la nostra nazione. Dopo i tanti appelli alla donazione nei giorni scorsi, l'afflusso dei donatori è tornato a crescere e c'è appunto uno spostamento. Siamo chiamati a rimanere a casa, però c'è un unico spostamento che siamo autorizzati a fare, quello di recarci nei centri trasfusionali, appunto centri di donazione, per andare a donare il sangue a chi ne ha bisogno. Siamo collegati telefonicamente e lo ringraziamo per la disponibilità con il presidente dell'AVIS Puglia, l'avvocato Cosimo Luigi Bruno. Salve, grazie per aver accolto il nostro invito. Salve. Allora, dunque c'è uno spostamento che possiamo fare, uno dei pochissimi autorizzati, quello a recarci nei centri trasfusionali per donare il sangue, chi naturalmente è nelle condizioni, di farlo. Com'è la situazione nella nostra regione, avvocato, e che cosa deve fare un donatore, appunto per chiunque, uomo o donna di buona volontà, voglia donare il sangue in questo periodo? Allora, noi siamo passati da una prima fase, inizio, diciamo, del mese di marzo, ad una emergenza sangue. Teniamo conto che in Italia occorrono giornalmente intorno alle 1800 sacche. L'informazione poi, diciamo, è stata molto più puntuale nella prima settimana dalla prima settimana di marzo, e per cui siamo arrivati ad oggi ad aver ripristinato quelle scorte necessarie per lasciare un po' tranquilli i centri trasfusionali. Questo non vuol dire che, raggiunta l'autosufficienza, noi possiamo rimanere a casa e non preoccuparci della raccolta. Noi dobbiamo continuare ad andare a donare. Invece di andare in massa, come si è fatto nella scorsa settimana, teniamo conto che noi siamo passati dal 5 di marzo, da un meno 601 in Puglia, eravamo in carenza di 601 sacche, siamo passati all'attuale eccedenza di circa 1000 sacche. Quindi quelle 1000 sacche non vuol dire che ci sono 1000 sacche in più che non servono, ma sono quelle necessarie per garantire l'autosufficienza nei nostri centri trasfusionali. Quindi noi oggi dobbiamo continuare ad andare a donare, non è necessario farlo in massa come si è fatto in questa settimana, è sufficiente telefonare alle proprie sedi associative o ai servizi trasfusionali del territorio, prenotando la propria donazione. Così facendo si evitano anche gli assembramenti, davanti ai centri trasfusionali, e quindi il rischio di trasmissione si riduce a zero, perché in questo modo noi sappiamo esattamente il giorno e l'ora in cui io andrò a donare. Per cui arriverò al centro trasfusionale, nel giro di mezz'ora ho fatto la mia donazione e posso tornare tranquillamente presso la mia abitazione. Per andare a donare, che cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto essere in salute, non avere nessuno dei sintomi che possono far pensare ad una infezione da coronavirus, la febbre, la Certo. tosse, congiuntiviti o altro. Se questo dovesse essere, è necessario rimanere a casa, non andare a donare. Inoltre, una volta che si è andati a donare, se entro 14 giorni dovesse comparire uno di questi sintomi, bisogna immediatamente comunicare al centro trasfusionale dove si è stati a donare che è insorto questo problema, perché in quel modo loro attenzioneranno ancora di più la sacca raccolta per verificare se si tratta o meno di un'infezione da coronavirus, e quindi quella sacca verrebbe eliminata. Quindi assoluta, assoluta sicurezza per il donatore, assoluta sicurezza per chi riceve il sangue. In ogni caso, il coronavirus, quindi il Covid-19, non si trasmette per via ematica. Quindi l'unico problema è se noi dovessimo avere, quindi siccome si trasmette per via aerea, se noi dovessimo essere già portatori di questo virus, potremmo trasmetterlo agli altri. Quindi il problema è soltanto di non espandere la contaminazione. Ma noi possiamo, se siamo in salute, recarci presso i centri trasfusionali. Oggi sarebbe opportuno farlo previa prenotazione.
Benissimo, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi, per queste informazioni molto chiare, sintetiche ed efficaci che abbiamo dato agli amici che ci seguono, ai nostri telespettatori. Magari riusciremo a sentirci anche prossimamente per altri aggiornamenti. Grazie al presidente della VIS Sicuramente sì. Puglia, l'avvocato Cosimo Luigi Bruno, per essere stato con noi e grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito con Teleradio Padre Pio Notizie.